Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi spiego come andare non assegnati da console e comprare un numero illimitato di copie di una qualsiasi carta presente sul mercato. Questo video è sponsorizzato da cardsplus.it, dove potete realizzare o comprare card personalizzate dei vostri calciatori preferiti o realizzare la vostra carta foot come questa qua mia, ok? Ci sono varie dimensioni e per il Black Friday è attivo il coupon Black 10, dove avete il 10% di sconto. Mi raccomando, cardsplus.it, trovate tutti i link in descrizione. Allora, ragazzi, come vedete sono su console. Cerco di acquistare una carta e mi dà questo errore. Perché? Perché sono andato già di non assegnati. Vuol dire che ho tante carte non assegnate e il sistema di Ultimate Team non mi permette più di comprarne. Ok? Se io provassi ad aprire un pacchetto, mi dice: guarda che hai oggetti non assegnati, devi assegnarli e va bene, e questo è quanto. Ora, il discorso è: quante carte non assegnate posso avere? Che io sappia sono, mi pare, 200 tra lista trasferimenti non assegnati e lista obiettivi, ma c'è un glitch che vi permette di risolvere questa problematica qua e consiste nel non assegnare un nuovo oggetto che magari ottengo da un obiettivo, un SBC, eccetera, eccetera. Cosa bisogna fare? Una volta che riscontrate questo errore che io vi ho segnalato, no? Quando io provo ad acquistare una carta, vi darà questo errore qua. Voi cosa fate? Uscite e chiudete l'app, rientrate dentro Ultimate Team e andremo a riscattare un oggetto non assegnato. E non assegnandolo, chiaramente. Non dovrete mandarlo in club, va bene? Un qualsiasi oggetto, che sia un player picks, che sia una carta giocatore, che sia una carta tifo, eccetera, eccetera. Importante è non assegnarla, far sì che questa carta venga aggiunta a tutti i non assegnati che ho già. Quindi io, attraverso la mia lista obiettivi, va bene anche un SBC, l'anno scorso c'erano le SBC ripetibili del cambio posizione, quest'anno non esiste più. Ritiro il mio premio dagli obiettivi, che è appunto una divisa, vedete, e non l'assegno. Esco e torno indietro. Ora, tornando nel mercato trasferimenti, vado a cercare il mio classico Vlaovic, dico Vlaovic, ma per dirne uno qualsiasi, cioè, frega niente di chi è andato a comprare. Ah, questa vendita è terminata. Ecco qua, vedete? Ho nuovamente possibilità di comprare giocatori non assegnati. E così, per un altro numero di carte limitato, dal momento in cui raggiungo nuovamente quel limite, che sono, mi pare, altre un centinaio di carte, dovrò ripetere questa operazione qua per poter nuovamente comprare un altro centinaio di carte, via via, per poter avere carte illimitate. A cosa serve avere non assegnati quando volete fare un investimento da all-in? In questo caso è un investimento da all-in sulle carte 83 in vista del Black Friday e bla bla bla, ma ve ne parlerò in un altro video. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi funziona, se avete problemi, se avete dubbi, volete chiarimenti, lasciate un commento qua sotto e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!